Buonasera e benvenuti a Tu per Tu, l'intervista della settimana. Questa sera ci fa incontrare Anna Zonari, referente di un progetto importante per la comunità ferrarese, che è il Mantello all'interno di Agire Sociale, che è l'associazione che comprende tutte le organizzazioni di volontariato della provincia. Dico bene, Anna? È l'ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato, ecco, della provincia di Ferrara. Faccio sempre fatica. Ed è l'ente gestore del Mantello. Ecco, ente gestore del Mantello, ma anche dei servizi... Dei servizi al volontariato. Al volontariato. E anche di altri progetti importanti per la comunità. Ecco, siamo sempre nel campo del welfare, quindi sì, diciamo così, dell'intervento dei volontari al servizio della comunità, delle fasce più deboli della comunità. Con noi è anche Francesco Colaiacovo, che è uno dei volontari del Mantello, che lo definiamo subito, è un emporio solidale. Che cosa significa, Francesco, emporio solidale? Solidale, il termine è proprio quello che fa sì che la comunità vuole essere è un progetto di comunità che vuole essere solidale con chi è momentaneamente in difficoltà. Ecco, questo momentaneamente in difficoltà ce lo spiega Anna Zonari, che come referente ha avuto una parte importante anche nella progettazione. Diciamo che il Mantello è arrivato come iniziativa a Ferrara dopo altre iniziative analoghe in altre città dell'Emilia Romagna, solo dell'Emilia Romagna? No, in realtà il primo emporio si deve a un'iniziativa di Caritas di Roma una ventina di anni fa. Il primo in Emilia Romagna invece è stato aperto nel 2008 su sollecitazione di una rete di volontariato locale e quindi poi su impulso e sull'esperienza di questa esperienza di Parma sono nati alla spicciolata altri empori, Bologna, Modena e il nostro nell'ottobre del 2016. Quindi attualmente sono una ventina in Emilia Romagna gli empori solidali. E a Ferrara questo praticamente... È la fine del primo anno e mezzo? Il 4 ottobre festeggiamo un anno. Ecco, il 4 ottobre è un anno. Allora, diciamo che cosa vuol dire un intervento di solidarietà a chi si trova in temporanea difficoltà? Sì. Che significa? A chi si trova per lo più in temporanea difficoltà, nel senso che potrebbe anche essere una difficoltà che si protrae per un po' più di tempo. Però tendenzialmente abbiamo pensato, appunto su sollecitazione anche di altre esperienze, di prevedere degli interventi che possono dare di supporto alla persona che vanno da 6 mesi al massimo 18 mesi, che consistono nella possibilità di fare la spesa gratuitamente all'emporio, quindi l'emporio è un piccolo market organizzato come un piccolo supermercato, e dove le persone che vengono appunto selezionate attraverso un bando possono accedere se hanno determinati requisiti. Questi requisiti sono di persone che sono fortemente impoverite, quindi non persone che sono proprio sotto la soglia della povertà, sì, assoluta. Quindi che hanno perso il lavoro. Che potrebbero aver o perso il lavoro o hanno un reddito insufficiente per mantenere la propria famiglia. Nel caso dell'emporio Il Mantello abbiamo 67 nuclei familiari attualmente in carico, quindi per un totale di 260 persone. Di questi 67 nuclei familiari, la metà è composta da persone che sono in cerca di un'occupazione perché l'hanno persa da non troppo tempo, cioè al massimo da un paio di anni. L'altra metà invece sono persone che hanno un reddito non sufficiente, quindi magari lavora solo uno e certo, sono in 5-6 in famiglia. Certo, questo può accadere. Ecco, siccome abbiamo parlato di persone, in realtà la maggior sono nuclei familiari questi 67. Nel 90% dei casi sono nuclei familiari, quindi abbiamo quasi la metà di minori. 260 ecco, persone, di cui quasi la metà sono minori. Ecco, Francesco Colaiacovo, il primo bando ha selezionato questi 67 nuclei familiari, e di cui, abbiamo detto, in cui ci sono 115 fra bambini, ragazze, insomma sotto la soglia della maggiore età. E oltre, diciamo, ci sono dei requisiti per accedere, diciamo così, al Mantello. E questi requisiti rientreranno nel bando che adesso è già partito per accogliere nuove iscrizioni, nuove famiglie. Questi requisiti riguardano... E principalmente quello, il primo scriminante è l'ISEE, il reddito. Il reddito che viene richiesto deve essere un reddito, un ISEE che va dalle 3.000 ai 10.000 euro.
Perché da 3.000 a 10.000 euro? Perché al di sotto dei 3.000 euro le persone che hanno appunto denunciano un ISEE sotto i 3.000 euro già possono accedere ad altre provvidenze che sono il SIA, quello nazionale, prossimamente anche il RES regionale, è già stata approvata la legge, credo che siano a breve i decreti attuativi per rendere operativa questa misura importante della regione. E quindi diciamo persone che sono famiglie che sono prese in carico dei servizi sociali. Al di sopra dei 3.000 euro sono persone e famiglie che sono in grave difficoltà, ma che fondamentalmente non sono prese in carico da nessuno. Quindi l'obiettivo è quello di andare a prendersi cura di queste famiglie che, proprio come si diceva prima Anna, hanno perso il lavoro magari da non troppo tempo, e quindi da non troppo tempo vuol dire che hanno anche una grande capacità di resilienza di potersi rimettere in gioco, quindi il mantello ha anche questa funzione, fornisce anche questo servizio, quindi non soltanto l'erogazione di una spesa, ma anche quella di dare opportunità per fare dei corsi di formazione ed eventualmente anche degli stage, proprio per far sì che persone che hanno perso il posto di lavoro da non troppo tempo abbiano le capacità di potersi rimettere in gioco anche con una nuova formazione. Certo, quindi diciamo c'è un supporto da tanti punti di vista, non soltanto da un punto di vista meramente economico, ma importantissimo, perché comunque fare la spesa, avere il vitto assicurato non è cosa da poco. Voi mi dicevate che nessuno deve avere la casa di proprietà, oppure è possibile anche essere proprietari di casa? No, è anche possibile essere proprietari di casa. Ecco. Ovviamente c'è una graduatoria, per cui nel bando del 2016 avevano presentato domanda 168 famiglie e ne sono state ammesse solo 67, perché ovviamente si dà priorità a quelli che hanno più bisogno. E di queste 67 vedo che fra i criteri c'è la residenza, Ferrara, Masitorello, Voghera, se è disoccupato l'iscrizione al centro per l'impiego, e poi la conoscenza della lingua italiana, livello minimo 2 per cittadini stranieri. Quanti di questi 67 nuclei sono, diciamo così, di cittadini stranieri? Sono circa metà e metà. Anche se se guardiamo il dato in realtà dei nati in Italia, i nati in Italia sono il 57% del totale. Perché sappiamo che in questo momento, proprio in questi giorni, si sta discutendo no, proprio su questo. Ci si è bloccati la legge. In realtà ci si è bloccati su questa discussione. Allora, tanto per mandare un messaggio preciso a chi ci segue, che può essere anche interessato a questo secondo bando, vediamo di ripetere i requisiti necessari per essere ammessi. Poi naturalmente c'è chi si può iscrivere e lasciare a voi, diciamo, la verifica dell'attendibilità dei requisiti che presentano. Allora, ripetiamo. Sì. Allora, l'ISEE deve essere compreso tra 3.000 e 10.000 euro. Bisogna essere residenti nel comune di Ferrara, Masitorello, Voghera, avere un'età compresa tra 30 e 67 anni, se si è disoccupati, essere iscritti al centro per l'impiego. E se si è cittadini stranieri, dimostrare la conoscenza dell'italiano ad un livello almeno A2, che è un livello sufficiente di conoscenza della lingua italiana. Ecco, Francesco Colaiacovo voleva chiarire e mettere un po' i puntini su lei, diciamo, per quanto riguarda la proprietà della casa. Sì, noi constatavamo che tra quelli che attualmente sono stati selezionati, che quindi già da diversi mesi fruiscono del sostegno del mantello, la maggior parte non è proprietaria di casa, però il discorso della casa non entra ai criteri perché rientra nell'ISEE, quindi certo. Nel calcolo dell'ISEE c'è il discorso casa non casa, era solo una constatazione questa qui della mancanza, del fatto che molti degli utenti non abbiano la casa, però non è una scriminante. Può accadere che essere proprietario di una casa che magari si è ricevuta in eredità dalla propria famiglia possa far sforare, diciamo, all'ISEE? Da solo no. È possibile, a meno che uno non abbia un castello. Ho capito. Però diciamo che può contribuire a superare quella soglia rispetto a chi non ce l'ha, chiaramente certo. È più facile che superi certo. La soglia dei 10.000 euro. Quindi la necessità di una graduatoria deriva da quello. Certo. Ecco, noi che vi abbiamo seguito, diciamo così, in quest'anno da quando è nato proprio il progetto Il Mantello e poi la sua realizzazione, sappiamo che poi
il mantello si è arricchito, diciamo, in corso d'opera, fornendo servizi che sono il buono spesa, che la carta prepagata che era fin dall'inizio, che sono alcuni servizi di supporto, di formazione oppure di consulenza per chi cerca lavoro, però abbiamo sentito che poi ci sono stati altri che hanno voluto, altre realtà territoriali che hanno voluto, come dire, rendere possibile a queste famiglie, ai minori, di poter usufruire in questo periodo che va dai 6 ai 18 mesi anche di altre opportunità, di, diciamo, di quelle attività che sono proprie di una famiglia che vive normalmente in un benessere, diciamo così, almeno minimo, certo, che sono per esempio il cinema, lo sport per i bambini, per i ragazzi, la possibilità di andare a teatro, di andare a vedere una mostra, di partecipare ad un concerto. Come funzionava questo? Come funzionate? Come funziona? Allora, funziona in maniera molto semplice. Essendo questo un progetto di comunità, noi siamo partiti da alcuni presupposti molto semplici. Sul motto partecipa anche tu, abbiamo detto che la povertà non può essere, cioè l'occuparsi delle persone povere non può essere una prerogativa degli addetti ai lavori. Quindi tendenzialmente chiunque può contribuire e dare una mano, sia come volontariato, sia come organizzazioni, come enti, ognuno per quello che ha. E quindi abbiamo proposto il progetto di partecipazione estendendolo al teatro comunale, che ha accettato subito con grande entusiasmo, ha messo a disposizione dei biglietti per singoli, e la stagione era già iniziata, quindi adesso siamo partiti un po' in sordina, ecco. E così una serie di partner con cui collaboriamo, tra cui appunto diverse società sportive, attraverso la collaborazione con il CONI, hanno dato la possibilità di accogliere senza il pagamento delle rette alcuni bambini nel pattinaggio, nell'attività sportiva in generale. Ecco, quindi l'idea è questa, che chi ha delle opportunità le può offrire e questo aumenta il paniere dei prodotti, no, a disposizione, non solo famiglie alimentari, ecco, ma anche di altro tipo. Chi è che finanzia o comunque rende possibile l'erogazione di beni e servizi al mantello? Questo è interessante perché intanto il mantello, abbiamo detto, è il nome di un progetto e non di un'associazione, è uno dei progetti, uno dei principali progetti di Agire Sociale, che è l'associazione di volontariato, che però non se l'è pensata da sola, eccetera. È stato un lungo processo di partecipazione che ha coinvolto le associazioni di volontariato del territorio e, in collaborazione con i servizi sociali, quindi con ASP e con il Comune di Ferrara, abbiamo una commissione, una cabina di regia che quindi valuta le domande e anche un po' monitora tutto l'andamento del progetto. Detto questo, quindi il primo, diciamo così, queste istituzioni pubbliche, chiamiamolo, queste sono pubbliche, accanto alle vostre associazioni di volontariato, invece le istituzioni pubbliche vi hanno dato una sede, la sede dell'Emporio è pubblica? No, è di proprietà di Viale Cappa. Ah, ho capito, quindi di un'associazione. Quindi noi siamo ospiti di Associazione Viale Cappa, che è nella struttura anche altre attività di accoglienza sue specifiche. Però appunto in questa cerchia di collaborazioni ci sono state tantissime organizzazioni che hanno contribuito e stanno contribuendo, quindi paradossalmente abbiamo quantificato a 6 mesi di distanza, questo progetto ha prodotto un valore di circa 250.000 euro, che non significa che abbiamo ricevuto finanziamenti per 250.000 euro, ma abbiamo ricevuto aiuti o di prodotti o di servizi o di ore di volontariato che hanno fatto sì che questo producesse un valore così alto. Quindi questo per noi è un progetto di partecipazione, di comunità. Ecco, quindi diciamo un progetto di comunità in cui ci sono tanti volontari che danno il loro tempo, le loro idee. Circa 40 che sono preparati per farlo. E poi ci sono istituzioni pubbliche, associazioni, aziende private e anche singoli cittadini che danno, come dire, un'offerta, noi diciamo in natura, no? Cioè danno quello che possono dare. Per esempio abbiamo tutta una serie di aziende che, oltre alle, diciamo, 4 aziende principali che sono le aziende Gold, tra le quali c'è anche Telestenze, oltre che Alleanza 3.0, BPR ed ERA. C'è tutta un'altra serie di partner, e questa è una peculiarità del nostro emporio rispetto ad altri empori, cioè la percentuale di partner che hanno
sottoscritto un accordo per cui danno garanzia per un certo periodo di erogazione di prodotti è una percentuale che attualmente supera il 37% dei prodotti che noi mettiamo a disposizione, e appunto sono i partner della nostra provincia che hanno sottoscritto questo accordo, che certo. Regolarmente, come forniscono un qualsiasi market, riforniscono anche il nostro market. Questo chiaramente a fronte, anche visto la legge lo consente, sì. di tutta una serie di provvidenze fiscali, di benefici certo. che loro giustamente ottengono. Vengono premiati, sponsor del mantello vengono premiati sotto l'aspetto chiaramente fiscale, di provvidenze sì. fiscali. Sì. Poi ci sono tutti quanti appunto quegli altri sostenitori, come diceva prima Anna, che ci forniscono appunto alle attività sportive, come siano le attività musicali. Adesso citarne alcuni e non altri, perché alla fine sicuramente qualcuno ce ne dimenticheremo, certo. ma è stato molto bello, ad esempio qualche giorno fa in Piazza Castello, dove la Scuola di Musica Moderna ha presentato la donazione di due borse di studio per due utenti del Mantello, che quindi nell'anno scolastico 2017-2018 potranno fruire di questo corso, quindi due borse di studio per due corsi gratuiti. Baldanza, che ha fornito un numero consistente di biglietti, attività cinematografiche come il cinema di Santo Spirito, sì. sicuramente, ripeto, sfuggerà a qualcuno e ci dispiacerà. Sì, ma noi li rimandiamo al sito del Mantello, che esatto. hanno fatto bene. Sicuramente il progetto con i Conni è un progetto molto proficuo, molto importante, perché ha coinvolto diverse sì. Associazioni sportive. Andiamo anche sul piano della salute, che è un bene irrinunciabile, molto importante. Vabbè, assolutamente, no? Quindi abbiamo dei professionisti, quindi dei psicologi che mettono sì. a disposizione le loro attività, perché sicuramente le difficoltà economiche mettono a dura prova la psiche e l'equilibrio certo. delle persone, soprattutto certo. di chi fino a poco tempo prima aveva vissuto una vita tra virgolette normale, insomma certo. dove poteva, ecco, quindi anche questo tipo di supporto, come supporto anche legale, quindi vuol dire, il Mantello lo dice il nome stesso, vuol dire prendersi cura e carico della persona in senso completo. L'idea nostra, siccome l'abbiamo chiamato un progetto di comunità, è quello nei prossimi mesi di ampliare questo sostegno utilizzando non solo appunto come partner le aziende, ma anche allargando al supporto e all'aiuto dei singoli individui che sì. in vario modo possono partecipare. Ecco, come possono partecipare i cittadini a livello individuale? Ma adesso chiaramente strutturare questa attività è complesso e articolato, e quindi in una fase successiva renderemo noto in che modo. Già in questo momento ci sono dei singoli che ad esempio offrono mensilmente una cifra per acquistare, dedicata all'acquisto di uno specifico bene. Ecco, perché allora entriamo proprio in questo tema, che mi sembra anche interessante per chi volesse eventualmente dare il proprio contributo d'ora in avanti, e cioè all'Emporio Il Mantello mancano alcuni prodotti, perché è difficile trovare aziende ferrarese che li producano. Quali sono questi prodotti, Anna? Il latte, l'olio, come si diceva, d'oliva, e in generale le proteine, per cui... Che però sotto noi scatola, per questioni visto che non siamo un supermercato vero sì, e sì. non siamo dei professionisti, cerchiamo anche un po' di semplificare le cose, quindi offriamo tendenzialmente prodotti a lunga conservazione, certo. quindi le proteine significano il tonno, lo sgombro, piuttosto certo. appunto che i salumi eventualmente, cioè qualcosa che sia facile da conservare e da ridistribuire. Certo. E appunto possono essere fatti o proprio venendo all'Emporio direttamente di martedì mattina o pomeriggio, o giovedì sì. mattina e pomeriggio, che l'Emporio è aperto, e quindi consegnando proprio questi prodotti materialmente, oppure appunto, come diceva Francesco poco fa, facendo una donazione, magari esplicitando per il bene certo. al quale certo. la si vuole dedicare. Ecco, posso dire che voi avete comunque, proprio perché avete questa esigenza di programmare, perché queste persone sono a vostro carico, queste famiglie sono certo. a vostro carico per questa parte, diciamo, dell'offerta che voi fate, avendo necessità di programmare, è bene che le persone, soprattutto a titolo individuale, quelli che lo vogliono fare a titolo individuale,
che hanno in mente di dare questo sostegno ve lo dicano. Cioè, per esempio, mi piaceva moltissimo l'espressione del cittadino che adotta diciamo un prodotto. Che si impegna poi mensilmente, settimanalmente. Io ad esempio posso essere interessata magari mentre faccio la spesa con mia figlia, quindi con una bella valenza anche pedagogica, a dedicare una piccola parte della mia spesa all'acquisto, che ne so io, di 2 confezioni di tonno e 2 di uova e a consegnarle con una certa regolarità all'emporio. Esatto. Quindi mettiamo in circolazione i beni, più una condivisione davvero per una condivisione della spesa, perché un conto è, come dire, fare, è proprio molto significativo, no? Cioè io faccio la spesa e ne dedico una parte a chi fa fatica a fare la spesa, cioè per noi questo è proprio il significato della dono. Cioè, poi c'è questo rapporto di vicinanza, anche se sappiamo che le famiglie che sì, in genere diciamo entrano in questo percorso difficile a cui voi cercate di dare un sostegno, una mano, qualche volta, come capita quando ci si impoverisce, hanno qualche difficoltà, diciamo, a mettersi in evidenza, in gioco, o voi fate degli eventi in cui magari si riesce a socializzare un po' anche questa situazione. Vorrei che ci aiutaste a capire un po' dal punto di vista proprio relazionale, umano, come funzionano le relazioni fra le famiglie iscritte, che abbiamo visto poi contano un numero alto di minori, ma anche un numero alto di donne, più donne che uomini, fra voi, con voi volontari, ma anche con chi gravita attorno al mantello per sostenerlo. Sì, sì, no, anzi, grazie per la domanda, perché credo che sia uno molto vicino al cuore del progetto. Cioè, fin dall'inizio avevamo molto chiaro che quello che a noi ci interessava in particolare è dare una testimonianza di vicinanza. Quindi noi non abbiamo la pretesa né di risolvere problemi purtroppo molto più grandi di noi, che sono la ricerca di un lavoro, piuttosto che l'uscita da delle situazioni veramente d'emergenza. Noi anche con le migliori intenzioni non ne abbiamo proprio i mezzi. Però abbiamo la possibilità tutti noi di stare vicino a qualcuno che è in difficoltà. Quindi quello che a noi interessava è che i volontari che sono presenti all'Emporio testimoniassero questo desiderio di fare un pezzo di strada con qualcuno che in questo momento è in difficoltà. Come lo facciamo? In molti modi. Ad esempio, ogni famiglia che viene all'Emporio ha 2 volontari di riferimento con cui può, con libertà, interloquire per raccontare, condividere l'esperienza, cercare di capire anche le cose che sono state fatte fino adesso. Quindi evitare la burocratizzazione di questo. È proprio un accompagnamento alla persona, e tante volte diventa un accompagnamento dei servizi che ci sono nel territorio, perché siamo in una società ancora molto ricca, quindi piena anche di contraddizioni, di risorse che però diventano difficilmente accessibili da parte dei cittadini che devono avere già delle conoscenze, no? E quindi anche una buona pratica. Fare questo, il volontario diventa una sorta di ponte tra quello che la società, la nostra comunità già offre e quello che è il bisogno delle persone. Facciamo un esempio pratico: ci sono metà appunto dei nostri beneficiari che sono in cerca di occupazione. Alcuni passaggi standard vengono fatti, ma mettersi lì, cercare di capire che cosa hai fatto fino adesso, come hai fatto il tuo curriculum, fammelo vedere, lo modifichiamo insieme, e questo lo facciamo con l'aiuto di professionisti che gratuitamente si mettono a disposizione. Abbiamo un ente di formazione come Centoform, ad esempio, che per professione fa questo e per il mantello gratuitamente mette a disposizione dei professionisti. Abbiamo, non so, Cooperativa Camelot, che gratuitamente mette a disposizione un'educatrice per mezza giornata alla settimana, che fa un accompagnamento molto specifico, insomma, alla persona. Quindi, a livello di integrazione. Sì, sì, l'integrazione, quindi magari si rifà il curriculum insieme, si cerca di capire dove l'hai portato. Si dà, ad esempio, informazione su dei corsi di formazione che esistono e che magari uno non conosce. Quindi si cerca proprio di accompagnare la persona. Poi, oltre a questo, abbiamo Viene da pensare, Anna, che ci sono tante persone, forse, che sentirebbero l'esigenza, al di là della tessera prepagata e dell'emporio, di questo tipo di accompagnamento. Sì, sì. Ad esempio, solo perché per paura sempre di lasciare fuori, tanto qualcuno lo lasceremo fuori lo stesso. Sì, perché sono troppi. Ecco, ad esempio, solo per aggiungere su questo punto qui, se qualcuno volesse rimettersi in gioco con un'attività in proprio, abbiamo anche esempio Confesercenti, che ci offre
due posti, cioè due assistenze, diciamo, di, sì, due, di accompagnamento con la gestione gratuita della contabilità e di tutte le procedure per far sì che se qualcuno vuole aprire una partita IVA, ecco, sì, può fruire di questo sostegno. Quindi ecco, anche la consulenza proprio. Perché ci sono, appunto, noi abbiamo... Siamo sempre propensi a lamentarci, sicuramente ci sono tante situazioni, vuol dire, negative, però siamo anche ancora veramente molto nel benessere, di risorse ce ne sono, anche del terzo settore, risorse associative, reti di persone, certo, che si danno da fare. Quindi voi smistate anche un po'. Noi cerchiamo un po' di fare dei collegamenti, dei ponti, quindi, sì, anche dal punto di vista della socializzazione, cosa fate? Ma alcune cose internamente le abbiamo fatto, però noi... Certo. Come dire, non vorremmo fare un bel ghetto dorato dove, certo, le persone si trovano, vorremmo aiutare le persone a stare inserite nella società, per quello lo sport, la cultura, l'arte, perché la povertà non è solo materiale, la povertà è quando tu non hai più nessuna possibilità di stare inserito nel tessuto normale in cui gli altri viaggiano ad una, certo, frequenza, e tu sei perso, certo, dietro per strada, e allora si fa il, certo, ghetto. Cioè quando vengono meno le relazioni, ed è questa la ragione per cui voi parlate di beni relazionali, cioè, che non è una parolaccia, no, è un'espressione che vuole dire che voi offrite anche la possibilità di restare all'interno di relazioni vitali, sì, no, delle persone, delle famiglie dentro la società. Sì. Ecco, allora, diciamo che è già uscito il bando per consentire a nuove famiglie di entrare. Qual è il limite di famiglie che accetterete, se ce l'avete come limite, sì, massimo? Noi abbiamo 50, il bando è aperto fino al 15 di settembre, sì, per 50 nuove famiglie. Sì. Però, avendo detto all'inizio, no, che questo è un progetto a termine, quindi al, sì, massimo dura un anno e mezzo, significa che ogni anno noi faremo un bando, perché, appunto, certo, l'idea è proprio quella di questo turnover. Esatto. Ecco. Allora, Francesco Colaiacovo, come si può fare, cioè che cosa diciamo a chi magari dice, ah, sì, io potrei iscrivermi perché sono entrato, diciamo, in un cono d'ombra, o perché ho perso il lavoro, perché ha perso il lavoro mia moglie, o perché c'è qualcuno che ha dei problemi di salute in famiglia e quindi, certo, la vita diventa più complicata. Quindi si deve rivolgere o andando direttamente alla sede del Mantello, che è in via Mura di Porta Po 9, e il martedì e il giovedì ci sono i volontari, e quindi può richiedere il modulo e chiedere informazioni. Andare nella sede di Agire Sociale, che è in via Ferrariola numero, non mi ricordo, non ha un numero, non ha un numero, comunque Agire Sociale, la casa del volontariato, sì, e, oppure andare sul sito del Mantello, certo, e quindi dove ci sono tutte le specifiche per poter, tra l'altro è importante dirlo, la commissione che seleziona è una commissione formata da operatori dell'ASP, del comune e di Agire Sociale, quindi, e del Mantello. Sì, Agire Sociale, il Mantello, insomma, certo, che quindi valutere, quindi che formulano la graduatoria. Sì. Quindi, ecco, quindi, quindi non c'è... entro il 15 settembre si presentano le domande, no, per, sì, essere, diciamo così, accettate nella graduatoria. Poi quanto tempo ci mettete? Poco. Lì dipende, poco entro la tempo. Fine di ottobre sicuramente possiamo fare nuovi ingressi. Fare nuovi ingressi. E lì normalmente l'anno scorso cosa avete fatto nel 2016? Come c'è stato un momento d'inizio, sì, diciamo, un po' scaglionato, nell'arco poi di un mese sono entrate 50 famiglie, sì, perché all'inizio il beneficiario, che è intestatario della domanda, viene invitato magari proprio con gli altri adulti della sua famiglia a presentarsi ad un primo incontro in cui viene fatto firmare un regolamento che viene letto punto per punto, in cui si spiega esattamente che cos'è il Mantello, che cosa non è, e quindi che tutto quello che c'è all'interno di quel luogo è donato, cioè non è stato speso un cent, sì, per l'acquisto né di strutture né niente, sì, che nessuno delle persone che sono presenti dentro l'emporio percepisce un reddito compenso di nessun tipo, quindi tutti sono a titolo gratuito, e poi viene chiesto appunto alla persona di impegnarsi in un percorso, appunto, che non è solo fare la spesa, ma anche, come dire, la possibilità di farsi accompagnare proprio per vedere, sì, come uscire da questo momento. Qualcuno di difficoltà. Qualcuno è uscito in questo periodo, in questo sono anno? Sono 7 nuclei familiari che sono usciti dopo questi primi 6 mesi di monitoraggio. Ho capito, quindi vuol dire che è davvero... Sono subentrate nuove condizioni, condizioni che hanno migliori, modificato la situazione, ecco, iniziale. Che cosa Francesco Colaiacovo si augura per il futuro come volontario del Mantello?
La cosa che mi auguro è che questo, diciamo, questo progetto possa radicarsi, possa strutturarsi in modo tale da coinvolgere la comunità nel modo più ampio possibile. L'augurio principale è che i bisogni diminuiscano, certo. Però nel caso in cui appunto finché in ogni caso i bisogni rimarranno, in ogni caso continueranno a rimanere, sperando sempre che diminuiscano, ecco appunto che questo qui si strutturi come un progetto, in ogni caso che venga visto come un non assistenzialismo, perché quello che noi ci abbiamo, certo, sempre sin dall'inizio abbiamo puntato a far sì che questo sia visto non come forma di assistenzialismo, ma come uno strumento che consente alle persone di essere proattive e di avere la capacità di tirar fuori la propria resilienza, certo, e di sapersi rimettere in gioco. Ecco, che resilienza, che significa, per chi non è avvezzo al linguaggio della psicologia, una capacità di recuperare, tirar fuori energie anche quando magari tutto sembra buio e l'orizzonte si fa più scuro, quindi una capacità di far fronte a difficoltà maggiore, che naturalmente si avvale anche del supporto esterno, se c'è un sorriso, se c'è una mano. Certo. Vogliamo dire la parola che sta alla base di questo progetto di comunità? Potremmo dire che è il dono? Cioè sì, chi ha qualcosa di più dona a chi in questo momento ha qualcosa di meno? Sì, sì, anche abbiamo proprio recentemente fatto alcuni eventi proprio per raccontare l'esperienza utilizzando alcune parole chiave che possono essere dignità, reciprocità, gentilezza. A me colpisce perché sono ormai più di 10 anni che mi occupo di progetti di comunità, di contrasto alle povertà, conosco abbastanza bene, diciamo così, questo tema anche molto... comportamenti umani. Sì, l'ho vissuto molto e mi colpisce molto il clima che si respira all'Emporio, cioè un clima familiare di fiducia nell'altro. Io credo che stiamo lavorando gratuitamente per compiere una sorta di svolta culturale, cioè passare non solo da un approccio assistenzialista ad un approccio più centrato sull'autonomia delle persone, sul fatto di far recuperare loro il terreno perduto, ma anche uno sguardo capace di vedere il buono dell'altro, perché noi che lavoriamo nel sociale da tanto tempo, siamo un po' caduti in una cosa orribile, proprio sbagliata, diciamo così, che è quella di vedere le persone bisognose come portatori di bisogni, mentre le persone, qualunque storia abbiano, qualunque difficoltà stiano vivendo, sono portatori di cose positive, di competenze, di esperienze, energie, che hanno maturato, diciamo, di energie, ma anche di bagaglio proprio di cose che possono condividere con altri. Quindi il 4 di ottobre noi festeggeremo il primo anno, sarebbe bello organizzare una bella festa di quartiere, di comunità aperta, dove magari proprio i beneficiari stessi sono, come dire, i primi a far vedere le cose positive che hanno. Quindi magari sono loro a donare qualcosa? Sì, che sono loro a donare qualcosa, a far vedere i talenti, le cose che hanno da mettere così. Quindi diciamo dono e reciprocità, che mi piace moltissimo. Sì. Questa cosa. Allora, noi ci diamo appuntamento a dopo il 15 per fare un po' un bilancio, una verifica di quello che è accaduto, ma nel frattempo, in questo mese e mezzo che manca, cercheremo di dare la maggiore visibilità possibile, diciamo, a questa opportunità e quindi al bando che si è di nuovo aperto. Io mi rivolgo a chi ci ascolta per dire che il passaparola funziona, quindi se conoscete, diciamo, delle persone, delle famiglie in difficoltà che possono eventualmente secondo voi anche accedere a questa misura, diciamo, di supporto e di condivisione, glielo dite e poi lascio a Francesco e ad Anna di rivolgere un appello, un saluto, di concludere questa nostra conversazione. Francesco. Sì, l'appello è quello in particolare, diciamo, al mondo imprenditoriale ferrarese, che già si è dimostrato diciamo generoso, ma ancora di più soprattutto comprendendo la bontà e il valore di questa
di queste esperienze, di questo progetto, a far sì che appunto a sostenerlo, ecco, con la donazione di prodotti, dove abbiamo visto che in ogni caso per le imprese ci sono degli agi, delle agevolazioni fiscali, e soprattutto anche un appello a tutta la comunità ferrarese a farsi carico, a far sì che le energie, come diceva prima Anna, le energie che le famiglie che attualmente si trovano in difficoltà sono energie che sono una ricchezza, devono essere una ricchezza, certo, nel momento in cui vengono rimesse in ciclo, e quindi dobbiamo essere tutti, farci tutti parte, certo, di questa esigenza. Perché questa la povertà diventa un impoverimento generale. Ecco. Anna Zonari, che è così coinvolta, diciamo, perché si sente un po' la responsabilità, no? Come referente di questo progetto, che cosa diciamo, che ci sente, che ci segue? Ma visto che Francesco ha fatto un appello così puntuale e un po' che condivido insomma integralmente sul mantello, io invece mi sento di fare un appello più così, di un qualche cosa di molto semplice che chiunque può fare, perché ci rendiamo veramente conto che in situazioni in cui anche le persone hanno delle grosse difficoltà apprezzano molto di più un gesto di gentilezza, di vicinanza, di prossimità, piuttosto che un pacco della spesa. E quindi tante volte magari noi cittadini, mm-hmm, siamo, gravitiamo e intercettiamo delle situazioni di difficoltà, di bisogno, anche proprio dietro l'angolo, il nostro vicino di casa, il compagno di scuola, eccetera. Ci sono un'infinità di occasioni quotidiane per fare dei piccolissimi gesti di solidarietà, per cui credo che siano delle grandi occasioni che uno può cogliere, ecco. Certo, che bene non sprecare. Noi ringraziamo proprio anche di questo invito al sorriso, va bene, così ad una piccola conversazione, ad un'attenzione. Questo è quello che fa, diciamo, la convivenza vera, la comunità. Ringraziamo Anna Zona, ringraziamo Francesco Colaiacovo. E ci diamo appuntamento, diciamo, in questo mese d'agosto, in cui ci occuperemo, se volete anche voi scriverci, darci i vostri suggerimenti, o avete bisogno invece di suggerimenti, scrivete tranquillamente, anche la redazione di Telestense può darvi una risposta o mettervi in collegamento con il mantello. Grazie, 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 grazie. Grazie a voi dell'attenzione che ci riservate.